Buongiorno a tutti e benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Ember the Gamer e questo è un nuovo episodio di Ark Aberration in compagnia della nostra Gina e del nostro fantastico nuovo gruppo. L'obiettivo di oggi è quello di trasferire tutto il branco in un territorio con più risorse. Quindi come prima cosa andiamo a vedere come stanno quelle maledette bestiacce che ci hanno invaso il passaggio, il punto dove noi dobbiamo passare con tutto il branco, appunto. Il basilisco lo vediamo anche senza binocolo, ma tant'è, giusto per dare un'occhiata. Ok, sì, è sempre lui, sempre lì con quel pezzettino di coda che spunta. E invece quello è un pulmono Scorpius livello 40, che ha fatto fuori il granchione, il Carchinos, tipo qualche giorno fa. Io non me l'aspettavo. Non mi ricordo che livello fosse il granchino, forse tipo 15. Però, cavolo, il pulmono Scorpius 40 l'ha buttato giù così, che è una meraviglia, senza batter ciglio. Vabbè, dovremmo comunque stare molto attenti passando di là, ma già sono contenta che non c'è il Carchinos. Credo che Gina abbia così tanta sete da avere le allucinazioni, cioè, ma lo vedete anche voi, Guldo, che vola, vero? Non lo vediamo solo noi, oh mio Dio, Gina, forse è il caso di andare a bere. Sì, magari beviamo acqua a sto giro, che lo sappiamo cosa hai bevuto ieri sera. Ok, ci siamo armati e rifocillati e siamo pronti a partire. Prima di tutto noi partiamo con lo spino e con il devastatore. Arriva, sì, arriva. E perché così sgombriamo un pochino la strada prima di portare le altre bestie, che ho paura me le ammazzino subito. Spino, lo so che per te potrebbe essere un problema, ma ti prego cerca di non farti notare troppo, ti prego, abbi pazienza. Oddio, se quella là arriva ci ammazza tutti solo guardandoci, cioè ci guarda e moriamo tutti così, in un secondo. Speriamo che lo spino non mi si incastri tra gli alberi e tutte le altre cose, aspetta, ce la facciamo? Sì, no, dai, ci passa, dovrebbe passarci. Vabbè, ma non vale, ma non c'erano i devastatori l'altra volta, ma dai, ma quando siete arrivati e perché? Ma ce la facciamo a farli fuori, sono tantini, fammi vedere un attimo che livello sono. Forse un 24, possiamo farcela. Un 6, beh sì, quello è l'alfa, quindi gli altri saranno tutti livello più basso, 11, 6, 6, sì, ok. Ok, dai, secondo me ce la possiamo fare. Il nostro spino mi preoccupa un po' perché è di livello basso, cosa? No, 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 ci hanno raggiunto loro, aspetta. Buttiamolo giù, ok. Ci ha dato l'attacco da sanguinamento. Siamo in una situazione di stallo, qualcuno si muova, ragazzi. Io sto sanguinando, fate voi, scusatemi. Cioè, anche lo spino, poverino, c'aveva la cosa da sanguinare. Ah, ok, finalmente qualcuno si muove. Perfetto, ve ne occupate voi, io devo intervenire. Cioè, ce la fate, dai che ce la fate, non ho visto il livello. Dai, devastatore, non ce la fai, aspetta che ti do una mano, vediamo. Però spino, così è arrivato, l'ha guardato e morto. Perfetto, ora mi sento molto baldanzosa, molto più sicura nell'attaccare quel branco di devastatori, ottimo. Gina, ma c'hai sempre sete, costantemente sete. Ti ho mangiato sti funghetti acquatici e mangia un po' di carnina che ci buttano giù la fame, che è una meraviglia sti funghi. Cioè ci ripristinano effettivamente la sete, però ci buttano giù tanto il cibo. Vai ragazzi all'attacco, kawabonga, la carica, vai vai che li facciamo fuori tutti, che è una meraviglia. Guarda che schiaffi che tiriamo tra l'iguanodonte e lo spino. E in più ci si mette il devastatore che sbrana tutti. Oddio quanto sangue. Ok, finita. Però stiamo continuando a sanguinare tanto e non mi riesco a muovere. Non riesco a girare, no, spino puoi spostare la zampetta, grazie. Ah, tutti bene? Sì, tutti bene, perfetto. Ma dove è finito il devastatore? Ma era dietro di noi. Dai, ma abbiamo fatto un metro e mezzo, non è possibile che ce lo siamo già persi. Dove cacchio è andato a finire? Devastatore? No, niente. Ma dove cacchio è? Ciao, eri stanchino? Ci siamo fermati a riposarci un po'. Ah no, sei bloccato perché sei un po' un babbeo. Ma dimmi te. No, no, Gigino, anche noi però non è che siamo furbissimi, a voler buttare giù l'albero con la balestra. Ok, tutto a posto, tutto bene? Sì, sei felice, stai bene, ce la possiamo fare, grazie. Signora o signore, le chiediamo scusa, le chiedo perdono, dobbiamo farli level up i bambini qua, scusate, devo farle fare un po' di level up, mi dispiace davvero. Aspetti che ora ci passa anche il triceratopo, non si preoccupi. Scusi, ci dà una mano a fare qualche livello per cortesia, grazie, grazie. Gentilissimo, l'ha presa molto bene, grazie, perfetto, è stato di grande aiuto, alla prossima. Ma ci sono ancora i partidodo maledetti che non mi danno carne, non mi danno... Con uno schiaffone l'ho ammazzato, aspetta che qua c'è un altro. Ne ho visto uno, un altro schiaffone l'ho ammazzato, ma dai. Aspetta che ora qua devono mangiare i bimbi, con calma ragazzi, uno alla volta.
Lo so che in teoria ci saremmo dovuti fermare a quella spiaggetta di prima, dove abbiamo ammazzato il triceratopo, perché in teoria è lì che mi vorrei fare la casetta, ma visto che ci sentiamo baldanzosi con la squadra, mi sa che continuiamo lungo il fiume. Guarda, lì c'è una pianta Y. No, una pianta Z, scusate, una pianta Z, ho detto una cacchiata. Buona sapersi. Quindi ora proseguiamo lungo il fiume e vediamo un po' che troviamo, magari troviamo anche una zona migliore. Ah, mi sa che il fiume qua finisce, quella mi sembra essere una cascata. Eh sì, mi sa che oltre la... Aspetta, ho intravisto! Metallo! Metallo! No, non ci credo, da quando sono su Aberration questa è la prima roccia di metallo che vedo. No, metallo! Tutto mio metallo, subito! No, 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 aspetta, col piccone, vai. No, Gina, raccogli tutto. È la prima cosa di metallo che trovo, non ci posso credere. È tipo il sacro Graal. No, vabbè, guarda quanto, che goduria, che goduria. Vedi che abbiamo fatto bene, Gina, a scendere il fiume. Era logico che dovessimo scendere il fiume. Siamo troppo pesanti, non mi riesco a muovere. E Gina ha anche fatto cacca per lo sforzo. Troppo metallo, non ci riusciamo a muovere, dannation. Ok, così ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo dovuto buttare, avvicinarci alla bestia. E adesso, adesso Kagi, ma non ti ho ancora messo il metallo nell'inventario. Ascolta, beccati tutto, Lillo, che tanto tu c'hai il peso abbastanza alto. Ok, allora, vediamo di avvicinarci alla cascata. No, fermi, fermi, non muovetevi. Non mi voglio avvicinare con loro alla cascata, che so già ci finiscono di sotto, sicuro. Ok, di qua sicuramente non proseguiamo. Io ho paura che la corrente mi spinga di sotto. Ma se rimango qua in teoria, no, giusto? No, sembra di no, ok. Che cosa c'è? Oh, siamo troppo bassi, Gina, non ci vedo lì. Si può salire, mi sa di no. Prova a saltare che magari riusciamo. Più o meno, più o meno. Oh, roba blu! No, mi sa che quella è la parte della mappa con gli alberi blu. Oh, che bella, non vedo l'ora. Ma di qua non riusciamo a salire, che vorrei vederla. Sì, 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 sì. Sì, la intravedo, la intravedo. È quella parte della mappa con gli alberi blu. Oddio, non vedo l'ora di andarci. Come ci arrivo? Come ci arrivo? Da qua? Cioè, tipo, se salto... No, no, mi sa che più in alto non riusciamo ad andare. Porca miseria. Ma tipo, per di qua la troviamo una stradina che ci porta... No, 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 troviamo la morte, dico la morte, niente stradina. No, 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 mi sta seguendo, mi ha visto, mi ha visto. Mi sta seguendo, ragazzi, ragazzi, un aiuto. Ragazzi, ragazzi, un aiutino. No, mi ha preso, mi ha preso, mi ha preso. Sparagli, sparagli, certo. No, mio Dio, che scena brutta. Oh, siamo morti. Ok, noi stiamo riprovando a respawnare in un posto a caso perché la base è troppo lontana e ci ha respawnato dietro casa? Cioè, davvero? Davvero? Io volevo respawnare a caso sperando di essere più vicina dove ho le bestie e invece no, mi respawna davanti a casa. E beh, ovvio, ovvio. Vai, segui di nuovo il corso del fiume, proviamo a tornare dagli nostri animaletti. Ok, per ora tutto bene. Ma quello non è il fascio del mio cadavere. No, no, ok, ok, no, no, non è il fascio di luce del mio cadavere. Pensavo... ciao! Ma ciao, Dodo, tutto colorato. Oh, ma ciao, deve essere per l'evento dell'estate. No, ma guarda che carino, lo voglio. Chi è? Ah, no, ok, è solo un parasauro. Ciao, Piccolo, no, vabbè, lo voglio, tutto colorato. Ma ce ne saranno altre bestie così? No, vabbè, mi sono appena accorta che la povera Gina, quando c'è il terremoto, perde l'equilibrio. Guardala, guarda la poverina come cerca di stare in piedi su quelle gambine piccole e tozze. No, vabbè, no, vabbè, non me ne ero accorta, non me ne ero accorta. No, guardala, ma poverina. Vabbè, dai, la smetto. Basta, torniamo dalle nostre bestie, raccogliamo il possibile e proviamo a tornare in quel posto dove c'è la cascata, sperando di non farci sbranare di nuovo, dannazione. Ah, ecco il fascio di luce del mio cadavere. Quello è sicuramente il fascio di luce del mio cadavere. Bene, ci stiamo avvicinando. Lo spino è vivo. Ah, mi sembra che tutti siano vivi. No, aspetta, non riesco a vedere ancora le scritte, però... Aspetta, fammi salire, che non ho voglia di farmi sbranare. Di nuovo ce la facciamo, sì. Sì. Allora, i nostri sembrano tutti a posto. Io non vedo il megalosauro e la cosa mi spaventa. Sì, io sto continuando a provare a prendere il binocolo che non abbiamo. Gina, ascolta, dai. Ciao ragazzuoli, contenta di sapere che siete tutti vivi. Grazie dell'aiuto, comunque, grazie. Eccolo, eccolo lì. No, guarda che fa la guardia al mio cadavere. Cioè, immagino solamente al mio inventario. Il mio cadavere penso l'avrà sbranato. Ragazzuoli, voi ce la fate? Sì che ce la fate. Che livello era? Non me lo ricordo. Vabbè, ma non mi sembra fosse un livello altissimo. Dovremmo farcela. Però mi sa che gli facciamo il giro da dietro. Sì. Sì, 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 sì. Mi sa che gli facciamo il giro da dietro. Lo prendiamo alle spalle, alla sprovvista, perché siamo dei vigliacchi. Ah, mayday, mayday, mayday. Piano fallito, piano fallito, piano fallito. No, 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 no. Dannazione, maledetto, maledetto. No, butta giù il mio devastatore. Metti giù il mio devastatore, maledetto. Oh, oh, perfetto. Perfetto, wow, ma siamo inarrestabili, ragazzi. Ma come sono contenta. Io tutto il tempo a dire siamo di livello basso. Siamo tutti di livello basso. Invece, cacchiarola,
ce la caviamo. È vero che fino adesso ci abbiamo avuto a che fare. Ah, eccolo qua il mio devastatore, in effetti non lo vedevo. In effetti abbiamo avuto a che fare solamente con cattivoni di livello relativamente basso per ora. Temo che i livelli aumenteranno andando più avanti, purtroppo. Però non importa, intanto recuperiamoci il nostro inventario. Mamma mia, che fascio di luce super accecante. Ah, ok, grazie, ci rivestiamo per cortesia. Direi che è il caso. E Gina, dobbiamo anche tagliarci i capelli poi. Non so se avete notato, senza cuffietta sono super lunghissimi e super disordinati. Ah, qui abbiamo anche una di quelle vene che in teoria mi avete detto mi dovrebbero spawnare roba legata alla storia di Ark. Ok, però mi sa che sono velenosi, quindi io per ora non mi ci avvicino. Ciao lumachina! Ciao lumachina super sbavussante! No, guarda che bellino che è, mi piace troppo Verrante con le antennine luminose, ma sei adorabile! Ok, un giorno la prenderemo. Ok, dobbiamo andare a prendere il resto della squadra perché mi sa che la base noi ce la faremo qui. Quindi vediamo di spostare il metallo che mi avete detto in teoria sul devastatore dovrebbe pesare di meno. Ebbene sì! Fa vedere se anche la pelliccia pesa di meno. Ok, no, no. No, la pelliccia no, vabbè, non importa, ci accontentiamo. Tizio, noi raccoglieremo tanto, tanto metallo insieme. Ok, qui abbiamo un'altra di quelle vene strane e un'altra pianta Z. E in più, guarda quante rocce, quante alberi, cioè abbiamo un botto di risorse in sta zona. Sì, ok, no, no, decisamente noi la base ce la facciamo qui. Ok, noi siamo tornati a prendere il resto del branco e ci siamo accorti di una cosa. Intanto, vabbè, abbiamo riempito il parasauro con tutto quello che avevamo in questa casetta. Però il parasauro non ci segue a meno che non disabilitiamo la modalità torretta. Tipo ora è disabilitata e ci segue lentissimo perché è pesantissimo, poverino. Se noi invece gliela riabilitiamo, ok, in teoria adesso così non ci segue. Mi è sembrato di capire che funzioni così. Sì, c'hai sete. Guarda, non mi segue. Non mi segue, sì, ora andiamo a bere, Gina. Vabbè, questa cosa della torretta e del seguimi che si attiva o non funziona, non la sapevo. Guarda che ce l'avevamo anche qua vicino a casa, l'avevo già vista ma non osavo avvicinarmici. In teoria ho visto che c'è una pallina, no no no, c'è intossicato. Vabbè, ormai c'è intossicato, ascolta Gina, prendi sta pallina che dovrebbe servirci a craftare roba più avanti in teoria. Adesso no, no ti prego dai, non moriamoci di nuovo. Io volevo solo quella pallina, non volevo intossicarmi. Gina, ce la fai? Sì, ce la stiamo facendo, dai dai che manca poco, ok. Ah, non abbiamo neanche funghetti da mangiare, dannazione. Raccogli, mangia un po' di carnina, poi raccogliamo qualcosa che ci faccia passare questo malessere. Ok, ci siamo tutti, Guldo sulla spalla, Axel è arrivato, il parasauro sta arrivando alla lentezza. Vabbè, poverino, l'ho anche caricato di qualsiasi cosa avessimo raccolto fino ad oggi, quindi ha anche un po' di ragione ad essere lento. Oh, ma guarda, ci sono anche le lucciole colorate, guarda questa è tutta blu, ma che bellina! No, vabbè, ma questo parasauro è una meraviglia, guardalo! Guarda che colori meravigliosi, tutti sbrillucci così. Sì, però tizio, non incastriamoci male, per favore, aspetta che noi abbiamo un lungo viaggio ad attenderci. Finalmente siamo tutti qui, ce l'abbiamo fatta. Axel, dove sei? Ok, Axel sta arrivando di corsa, il parasauro un po' meno di corsa, ma non importa. Oh mio Dio, è stato un viaggio a lungo eterno, ma finalmente ce l'abbiamo fatta. E ora direi che possiamo iniziare a liberare la zona, perché io mi voglio fare la base proprio da quel lato del fiume. Come potete vedere però è pieno di rocce ovunque e noi non abbiamo neanche un animale che ci possa aiutare nel distruggere queste rocce. La fortuna vuole che la zona pulluli di Doe di Curus. Io ne ho visto, ecco uno là dietro di livello 40. Ah, non ho fatto in tempo a leggere. Puoi comparire scritto? No, mi sa che è troppo lontano. Vediamo di avvicinarci un pochino, così guardiamo il livello e lo catturiamo. Livello 43, come il parasauro ha rilevato un nemico? Dove? Ragazzi, no, lo spino in effetti si è spostato. Che succede? Però non vedo nessuno fare nulla. No, dai, diplodoco? Cioè, vi state facendo prendere accodate a testate dal diplodoco? Ragazzi, ma non fate niente? Agite, intervenite, fate qualcosa. No, loro stanno lì fermi, tranquilli. Vabbè, diplodoco, abbi pazienza. Cioè, carnivori pigri, la puoi smettere di spingerli avanti e indietro? Che poi non me li ritrovo più. Ma riusciremo a buttarlo giù con l'iguanodonte? Sì, ho capito, parasauro, ho capito che c'è un nemico, l'ho visto, ce l'ho davanti alla faccia. Spino, lei interviene? No. No, devastatore, rapido, nulla, proprio ce ne freghiamo alla grande. Ci sono voluti 2 miliardi di anni, ma forse ci sta andando giù. A furia di schiaffoni, stile Bud Spencer, ci è andato giù, grazie. Ah, là mi segna ancora nemici, vabbè, sarà qualche piragna, chi se ne frega. Ragazzi, aspettate. Tizio, Axel, vieni poco poco che c'è carnina buona. Ora vedrai che ci seguono anche gli altri. Lilli, venite. Ok, è pronta la cena. Ding dong.
Vediamo se... Guarda, ma perché il parasauro sta ancora sclerando per i piragna? Guarda, guarda che ora arrivano tutti. Guarda, è improvvisamente, quando non c'è più da lavorare ma solo da mangiare, arrivano tutti. Spino, dove vai? Spino, dove vai? Ma cosa cacchio state facendo? Ragazzi, cioè, basta, vi prego. Cioè, già è traumatica sta mappa, non mettetevici pure voi. Proviamo di nuovo, tizio, seguimi. Intanto non gliene frega niente. Io fischio, gli do le comandi, le impostazioni, nulla. Lui sta fermo. Guarda, c'è il devastatore bloccato lì, non si muove. Continua a stare lì a correre. Niente, non mi caga nessuno. Ragazzi, vi prego, potete seguirmi. Niente, non ce la fanno, vabbè. Non ci credo. Continuando così, casa la costruiremo nell'anno del mai, praticamente. Finalmente hanno deciso di seguirci. Parasauro, te lo giuro, non c'è un nemico, te lo giuro. Guarda, sono passata in acqua 30.000 volte, ti giuro, non c'è mezzo piragna. Non so cosa stai rilevando, ma non è un piragna. Ok, se nessun altro decide di andarsene a zonzo per i fatti suoi, in linea di massima dovremmo riuscire a beccare il nostro Doedicurus. Vieni piccolo, che abbiamo grandi progetti per te. No, verso l'acqua, no, verso l'acqua, no. Sì, Gina, ora beviamo, dammi un secondo, no, ti prego, che gira, gira. Bravo, piccolo, dai, che sta fuggendo troppo. Ci cade, ci faccia caduto, scusa, l'ultima freccia, tanto mi sa che non l'ho colpito, ridammi tutte le frecce. Ciao, piccolo spaccarocce, mi raccomando, dormi finché puoi, perché a breve avrai tanto lavoro da fare. Sì, abbiamo il nostro spaccarocce, yuhu! Mentre il Doedicurus si addomesticava, noi ci siamo costruiti... Si aspetta che non riesco a salire perché Gina è piccolina. Ci siamo costruiti il tavolo della House of Craft, super bellissimo. Tizio, basta! Cioè, il parasauro sta continuando a segnarmi che ci sono i nemici in acqua. Io pensavo fossero i piragna, ma sono andata a controllare 30.000 volte. Vi giuro, non c'è niente. Ci sono solo pesci, non c'è niente. Mamma mia, ti giuro che ora gli sparo se non la smette. Il problema è che adesso non sappiamo mai quando sta segnalando un nemico reale o quando sta semplicemente sclerando, dannazione. Ed è un peccato perché è una funzionalità molto utile questa cosa della torretta, cacchio. Ok, dai che ora inizia la parte divertente. Whee! Vai, spacca tutto. Boom! Ok, che bello, che bello. Ora inizia la parte divertente. Adesso ci divertiamo a distruggere qualsiasi roccia che ci sia su questa spiaggia. E finalmente costruiremo la casetta. Whee! Boom! No, vabbè, adoro questa creatura.